Mattia Preti, calabrese di nascita, arriva a Malta nel 1659, 50 anni dopo che Caravaggio ne è fuggito in modo rocambolesco. All'epoca è un artista già affermato e maturo, che riesce a fondere nelle sue opere i chiaroscuri caravaggeschi ai colori della pittura veneta e napoletana, creando una sintesi brillante e originale. L'avventura di Mattia Preti a Malta si apre con un'opera gigantesca, la decorazione dell'intera volta della chiesa conventuale di San Giovanni alla Valletta. Qui Mattia Preti dimostra tutto il suo talento, usando la tecnica inusuale dell'olio su pietra e creando un grandioso ciclo pittorico che trasforma la pesante volta di San Giovanni in un mondo aereo e luminoso, affollato di angeli e santi. Cintia De Giorgio, curatrice di San Giovanni. I dipinti di Mattia Preti mostrano fin dall'inizio un immenso vigore e una forza dinamica che non avevano confronti non solo a Malta, ma addirittura in Italia. Il cavaliere calabrese, come veniva chiamato Mattia Preti, è oggi riconosciuto come uno degli artisti più importanti della seconda metà del Seicento. Anche la tecnica di Mattia Preti è molto interessante, come ci dice Giuseppe Mantella, restauratore di molti suoi dipinti. La cosa incredibile è vedere i suoi dipinti da vicino, che sono delle pennellate velocissime. E c'è una cosa che stiamo notando in tutti i suoi dipinti che stiamo studiando qui a Malta. E c'è quasi una sua firma, no? Anche se lui si firma pochissime volte, si è firmato, e una pennellata che è una sorta di zigzag. Era un pittore che non realizzava mai disegni preparatori. Perché non disegnava i disegni preparatori? Perché a lui piaceva tornare a emendare quelli che sono i suoi dipinti. Tant'è vero che facendo radiografie si vede spessissimo che cambia la posizione dei personaggi, cambia i movimenti, perché magari non piaceva e quindi andava a coprire completamente dei putti. E non si trova mai, quasi mai, il disegno preparatore, che con l'infrarosso invece dovrebbe venire fuori. Gli interventi di Mattia Preti a San Giovanni non si fermano alla volta. Il pittore calabrese disegna infatti anche le ricchissime decorazioni barocche delle pareti e delle cappelle, un vero trionfo di oro zecchino, stemmi e simboli, oltre a numerosi quadri per le cappelle e l'oratorio. Da San Giovanni, la forza innovatrice di Mattia Preti si irradia ben presto ad altre chiese della capitale e oltre, fino a raggiungere i villaggi più remoti dell'interno. In questo Mattia Preti opera una vera e propria rivoluzione culturale, portando la grande arte europea verso i villaggi più piccoli e fino a quel momento isolati, come spiega Sandro De Bono, curatore del Museo di Belle Arti di Malta. Quello che riesce a fare Mattia Preti a Malta non era mai successo prima. Lui dipinge non solo per l'Ordine dei Cavalieri di Malta, ma dipinge anche per le varie comunità nell'isola, che a quel tempo contavano 400-500 persone abitanti in un piccolo casale, a quell'epoca potevano aspirare ad avere un Mattia Preti. Questa è una cosa straordinaria per Malta. Nei 40 anni passati a Malta, Mattia Preti fonda una fiorente bottega e lascia sull'isola più di 400 opere, alcune delle quali sono dei capolavori assoluti, come il San Giorgio, il San Giovannino, il Battesimo di Cristo, il Martirio di Santa Caterina d'Alessandria, il Dubbio di San Tommaso e il San Bartolomeo, oltre alla già citata volta di San Giovanni. Alla morte, Mattia Preti viene sepolto proprio a San Giovanni e all'onore di una lapide incastonata nello splendente pavimento di marmo della cattedrale, tra i cavalieri che hanno fatto grande la storia di Malta.